Sicuramente emozione per la ripartenza della fiera antiquaria, era attesa da tempo. Oggi qui al Prato, insomma, il tempo, contrariamente a quello che accade per l'antiquaria, sembra anche abbastanza clemente. Sì, noi siamo con le dita incrociate, non si vedono nell'inquadratura, ma le dita sono incrociate perché, insomma, questa ripartenza dopo tanto tempo, dopo tanti mesi, con un'aspettativa eccezionale, è un'emozione per noi e anche per chi deve lavorare che ha passato un periodo veramente tragico. I contagi sembrano in calo, le vaccinazioni sono in aumento e speriamo, insomma, che ne usciamo presto, che sia un'estate di ripartenza, di speranza, di recupero, di progetti nuovi per il futuro. E vediamo, insomma, l'accoglienza anche della gente è stata buona. Sì, io sono venuto a fare un giro per vedere come veniva accolta, ma la gente c'è, siamo veramente contenti di vedere. Poi, distanziati, mascherine, tutto per bene, tutto controllato, non c'è la ressa, perché ormai la gente ha capito, insomma, che deve stare a distanza, che deve stare in situazioni di sicurezza per sé e per gli altri. Ricordiamo che la Confesercenti oggi è protagonista anche di una collaterale alla fiera che l'accompagna sempre con i prodotti del territorio sotto ai portici di via Roma. Sì, è un appuntamento fisso anche quando non c'è la fiera, abbiamo fatto perché per dare un po' di respiro a chi lavora, dare un servizio in più. Ormai abbiamo capito che poi all'aperto i contagi sono molto limitati, sono, insomma, abbastanza rari, quindi se uno mantiene le distanze, tiene il gel, tiene le mascherine, fa attenzione a non accalcarsi. Le cose si possono fare, ci vuole sempre prudenza, intelligenza nel fare, però bisogna anche avere un po' il coraggio di lanciarsi, di riaprire, di poter rivivere, perché altrimenti stiamo chiusi in gabbia da troppo tempo. Per concludere, mercato al Giotto, avevate chiesto un prolungamento al pomeriggio, poi comunque avete fatto un passo indietro per una questione anche di coscienza. Tanta gente, tanti eventi in città in questo weekend finalmente di ripartenza, quindi avete optato solamente per la mattina senza rinunciare a un importante appuntamento per la città. Sì, già poterlo fare nella mattinata è già un successo, una cosa importante per chi lavora, anche lì un settore che per molti versi è stato chiuso, chi non era alimentare, chi non aveva la tipologia alimentare ha dovuto tenere chiuso per diverso tempo in zona arancione, quindi un segnale, un servizio in più, i supermercati sono chiusi, quindi bisogna dare la possibilità a chi ha sofferto in questo periodo di ripartire, di riavere un po' di speranza.